Beh, innanzitutto penso che l'occasione di oggi sia stata estremamente utile per far emergere tutta una serie di criticità che da anni gli enti locali, uniti alla commissione tecnica, evidenziano ai proponenti l'opera. Sono stati rimarcati una serie di aspetti fondamentali che sono quelli della tutela della salute, dell'ambiente e in generale del nostro territorio, e dall'altro si è unita una visione forse strategica più ampia che riguarda anche i rapporti con SITAF e in generale la gestione del traffico autostradale. Abbiamo quindi come amministrazione dell'Unione Montana un rinnovato mandato che cercheremo di portare avanti al meglio, ovviamente sempre supportato dai tecnici, e che ci consenta una volta di più di rimarcare quanto quest'opera sia assolutamente incompatibile con il nostro anche sistema di sviluppo che da diversi anni con le nostre politiche stiamo portando avanti. Io credo che oggi sia stato un passaggio molto importante, ma anche un segnale forte di come questa comunità non sia una comunità dove, come dire, assorbente di qualsiasi cosa possa succedere sul territorio, ma sia una comunità che comunque approfondisce, no? Prende in analisi le situazioni, quindi non si fa calare le cose dall'alto, ma è, come dire, critica in modo costruttivo. Vediamo calpestate molto. Abbiamo calpestato il diritto alla salute con delle movimentazioni di terra in qualità molto, molto elevata, vediamo calpestato il diritto con delle norme che vengono palesemente violate, vengono prese in considerazione, ad esempio le espressioni di legittimità sulle parti che riguardano comune specifico di San Diego e di Bruzzolo per quanto riguarda la parte urbanistica che vengono ribellemente dimenticate. Tutto in questo momento, per quello che noi abbiamo discusso, la necessità di fare chiarezza, che si rispettino quello che la legge prevede, e che invece si passa sopra la testa dei cittadini, sopra la testa delle amministrazioni locali, ci si vede presidiati come se fossimo in guerra. Facendo carta straccia di quelle che sono le E per cui bisogna riprendere ad avere rispetto per il territorio, soprattutto rispetto per le regole, rispetto per le procedure, che in tutta questa vicenda, come in tante altre vicende, invece è mancata. È opportuno che gli amministratori tornino a essere protagonisti, oggi con questa mozione lo siamo stati, e insieme al movimento, insieme alla gente della Val di Susa, si facciano sentire, e quindi anche le prossime iniziative che si stanno organizzando sono utili per questo, perché comunque il diritto di ribadire le nostre ragioni motivate, basate sui fatti, per cui tutto quello che sta succedendo in Val Susa non è adeguato, abbiamo il diritto e il dovere di continuare ad esprimere.